Anna Nicole, Lorenzo Bressani, spettatori e poi cronisti della Media Race Day in Acra in avvicinamento. Intanto grazie per essere qui. Giovanna, a te il caldo mostruoso che ci stai portando. Com'è andata questo mondiale, Giovanna? Intanto un saluto a tutti. Il mondiale è andato sopra le nostre aspettative, direi, nel senso che nella mia testa era di fare nei primi 15 sarebbe stato un obiettivo raggiunto. Realmente abbiamo chiuso tredicesimi e con un po' di amaro, perché abbiamo buttato via belle manciate di punti ed eravamo a 10 punti dalla medal race, che poteva essere veramente un bello step, però aver la consapevolezza di poterci essere dopo 6 mesi che navighiamo insieme dà veramente tanta energia. All'europeo abbiamo chiuso 18esimi, qua abbiamo chiuso 13esimi, quindi sono comunque 5 posizioni in più, e quindi contenti, soddisfatti. Guardando i risultati c'è una costanza di rendimento mostruosa, ma soprattutto c'è un avanzamento nelle parti alte della classifica fin dalle tappe della World Cup. Sì, infatti, da Palma, Ier, l'Europeo, a qua, alla fine questa qua era la nostra, abbiamo fatto Palma, Ier, Kiel, l'Europeo, quindi la nostra quinta regata alla fine, e ogni volta essere sempre più in cima sicuramente dà soddisfazione, e vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta. Prossimo obiettivo è Medal Race, Rufo? Beh, chiaro, quello è il sogno. Adesso essere qui a guardare i nostri amici avversari in Acra ovviamente dà un po' fastidio, ma insomma fa parte del gioco. Beh, Giovanna ha detto tutto perfettamente già, prima di partire per qua, finire nei 15 era realmente il nostro massimo obiettivo, poi l'appetito viene mangiando e ci siamo resi conto che eravamo molto vicini alla media, ma realmente... Come ha detto Giovanna, abbiamo fatto dei piccoli errori, abbiamo rotto pezzi di barca, che purtroppo questa barca si distrugge, ogni giorno si rompe un pezzo dall'agugliotto del timone alla barra del timone, cose che sono più o meno imprevedibili. Per cui ci ha fatto perdere quei 15-20 punti che ci avrebbero un po' cambiato la settimana. Comunque, come dice Giovanna, da Palma, dove non capivamo praticamente perché i primi ci davano circa un lato della regata, a ieri con lo stesso vento a giocarci per vincere, più o meno abbiamo capito come si naviga questa barca. Adesso c'è da confermare questo risultato. E qui la velocità è fondamentale e l'abbiamo abbastanza raggiunta quasi sempre. Ci manca ancora il destreggiarsi a nostro piacere nella flotta. Qui ogni volta perdiamo tanto tempo a capire se passiamo un incrocio, se non passiamo. Le partenze più o meno le abbiamo capite, che spesso e volentieri come partire mura a sinistra, cosa che sulle barche normali puoi già caricare la barca e andare a casa. Qua tante volte la mossa è vincente. Per cui insomma è un po' un altro modo di regattare. La cosa più contento, ripeto, è che realmente siamo abbastanza veloci, abbiamo provato spesso con Vittorio e Silvia, che sono i top al mondo, e qualche volta ci siamo tolti anche qualche soddisfazione, per cui quello ci dà forza per andare avanti. Programmi per diciamo, i prossimi mesi, fermo restando il minimo, penso, il pilota di riposo Ivan Lekjovic Gaspi, campione della Medal Race e plata del Neste Mundial. Il programma dei prossimi mesi verrà fatto nelle prossime 2 settimane. Adesso decantiamo un po' questo risultato e vediamo un po' anche gli altri equipaggi dove si alleneranno e con che programmazione, e vediamo un pochino quello che succederà. Sicuramente darci dentro al massimo. Ovviamente non mancherete la barcolana. Congratulations guys! No, da Triestini Doc non possiamo permetterci di essere assenti la seconda domenica di ottobre. Benissimo, ci vediamo lì allora. Chiaro, ci vediamo lì, ci sarà una grande novità i giorni prima. Io e il suo marito, il famoso Michele Pauletti, andremo sull'Extreme a difendere i colori di Trieste nella tappa della Barcolana. Meraviglioso, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.